Prima, oggi preparatevi qualche chiacchiera iniziale che era in giro con Guanino e finalmente inizia il dibattito. Che bello vivere alle Canarie, come fate a vivere alle Canarie? Quindi tenetevi forte. Guest star, protagonista ospite, la professoressa Rosati, mia madre. Buongiorno a tutti amici, oggi con Raleco bella nuvolosa, quindi la passeggiata di Guanino, non essendo terribile il sole, è durata veramente un'ora e mezza, bello contento lui. E vi dico una cosa, perché comunque come non condividere con voi questa cosa qua? A parte che è tornata la monnezza, oggi l'hanno un po' ripulita. No, volevo dirvi che ho incontrato, come mi è capitato l'altro giorno, perdone, potete fare a piatto? Grazie, zitto tu. Grazie. Il terrore dell'Oasis Duna, Juanino. E a proposito di te, ho incontrato una coppia di inglesi, un'altra, che mi hanno detto che mi seguono. Io sempre più perplessa, mi fa veramente piacere che degli inglesi mi seguano. Parlo talmente veloce in italiano che a volte pure voi italofoni mi dite di parlare più piano. Però che vi devo dire? Comunque appunto mi hanno detto: vogliamo tutti bene al tuo cane e al tuo gatto. C'è una comunità di persone che vogliono bene a Juanino e Trippoldino. E vabbè, niente, basta essere persone semplici a volte per queste piccole gioie. È una cosa che mi ha fatto un sacco contenta. Detto ciò, sappiate che adesso coinvolgerò un po' mia madre in questo video, gli chiederò le sue prime impressioni su Corraleco, anche se non gli date per adesso troppo retta, perché ha visto veramente poco. Non sono riuscita ancora nemmeno a farla girare per il casco viejo, come si chiama, cioè la parte più carina poi alla fine di Corraleco, alla fine della verità principale, perché in effetti è assolutamente giustificabile, ci mancherebbe, però è nata lì che appunto non aveva mai visto l'Oasis Duna funzionare realmente come un villaggio turistico. Adesso che sì, cioè, come si dice a Roma, è intoppatissima con questa cosa. Mia madre non è riuscita nemmeno a vedere il mare finora, quindi figurate, cioè sì, sul passeggio così, ma non siamo ancora mai andate al mare da quando sono arrivate, siamo sempre qua. E a parte le mie passeggiatine con Juanino, per fortuna mi sta salvando, tipo durante il lockdown che uscivo grazie a lui. E appunto, quindi sì, vi farò dire le prime impressioni. Ma appunto, dosate tutto perché ancora non conosce niente ed è una che ha un sacco di pregiudizi su quest'isola, sappiatelo. Mi ha detto che già gli è venuta l'ansia a sentirsi su uno scoglio sperduto in mezzo all'oceano, quindi partite da questo presupposto. E anzi, vediamo se in questo mesetto che passerà qua la sua opinione si andrà piano piano modificando. Speriamo. Comunque, questo qua continua a ribadire che ha fatto proprio una cavolata, perché pure queste cose qua che sono le più bruttine. Oh là. Perdone, le più bruttine dell'Oasis Duna, perché parliamoci chiaro, sembrano dei loculi. Però intanto adesso sono tutte occupate, quello lì l'ha murata, l'ha accosata, e mo come si dice a Roma, se la sbatte in faccia. Tornata un momento a casa, e mentre le mie piccole sono in piscina perché dovevo andare da mangiare a Guarino, Trippoldino, eccetera. Ma intanto vi volevo raccontare una cosa. Ieri sera abbiamo fatto amicizia qua all'Oasis Duna, e a proposito di chiacchiere su questo cambio di vita, appunto, vivere alle Canarie, l'argomento no, poi è sempre quello. Abbiamo fatto appunto amicizia con una coppia in vacanza, ovviamente, qua dentro l'Oasis Duna. Tutto partito, come spesso accade con Natalie, perché con questa bambina hanno legato subito tantissimo, sono state tutta la sera insieme, troppo carine qua. Veramente come legano certe volte le bambine, che poi sono migliori amiche dopo una serata, fantastico. E ci siamo quindi io e mia madre messe a chiacchierare con la sua mamma e il suo papà, che sono una spagnola di Madrid e un brianzolo. Vivono in Brianza, lei anche poi lavora in Italia, fa l'insegnante, insomma, tutto una coppia medio normalissima, simpatici, dico come situazione lavorativa e tutto. Beh, appunto, i due punti di vista opposti, che scherzando dicevano: oh, mo questo mi lascia, o oh, mo questa mi lascia, nel senso che lei, madrilegna, appunto al commentare di mia madre e del suo marito brianzolo: Dio, come fanno a vivere su quest'isola, e quello e quell'altro, con gli estremi di mia madre che arriva a dire che tra poco qua gli manca lo smog. Cioè, pensate che genere di romana cittadina è mia madre. E appunto invece io e questa madrilegna diceva, lei diceva: oddio, se mio marito fosse pronto a rischiare, io adesso lascerei pure tutto dove sta lì, organizzo il trasloco tra un po' di mesi, mi fermo qua, lo farei subito. E quindi si dibatteva su le ragioni che non farebbero mai, mai, mai abbandonare l'Italia per Fuerteventura a mia madre e il marito di questa spagnola,
E invece le ragioni per le quali per me e per questa donna, appunto, che ci siamo trovate subito molto in armonia, ma come fate voi a pensarla così? Qui è il paradiso, aprite gli occhi. Questo ora approfondisco un minimo, ma è solo per farvi capire che anche nel quotidiano si creano questi piccoli dibattiti e anche all'interno di stessi nuclei familiari, cioè come me e mia madre abbiamo su questa vicenda un punto di vista, e su quest'isola quindi, un punto di vista opposto. Ma anche chi ci viene in vacanza, perché a volte venire in vacanza qua a certi tipi di persone, tipo questa simpaticissima ragazza, donna, mia coetanea, poi tra l'altro, eh no, ti scatta un innamoramento per cui non te ne andresti più, però se sei fatto in un certo modo, perché altrimenti se sei come appunto mia madre o il marito di questa signora, pensi no, vabbè, in un posto così, per carità, mi ci godo una vacanza una settimana, 15 giorni, ma a vivere nemmeno se mi pagano. Come dire, nessuno ha ragione perché il mondo è bello perché è vario e come ho detto una volta, come diceva Totò, che adoro perché ha variato, però è ovvio che io ho i miei punti di vista. Allora, come ho premesso, adesso gli comincio a chiedere qualche cosa alla prof, alla mia mamma prof. Aspetta. Prime impressioni su quest'isola, su questa Corralejo, che ci dici? Beh, come sono arrivata, ho visto pochissima gente, casette basse, mi sembrava di stare o in Marocco Infatti o siamo quasi in Marocco. Africa, però la cosa che manca, che invece c'è in Marocco, Ma i colori. In dai, Marocco è tutto Corralejo colorato. è colorata. No, le porte turchesi, i Niente, una fiori, parola buona le mai. No, mattonelle che circondano la porta. questo è bellissimo. Ma Qui una è cosa più, che ti ha colpito in bello, c'è? per il momento ancora devo vedere, diciamo, perché Aiuto! allora il clima non mi è congeniale, nel senso fa un caldo torrido, però c'è il vento e quindi non ti puoi far bagno, Ma non cioè. ti puoi far bagno, vabbè, Eh no, lasciamo perché io poi c'ho perdere. freddo, Tutti a cioè, mollo. tutti a mollo, quattro gatti Ma non è che vero! sono bambini perché loro la temperatura non gli interessa. E io invece, allora, caldo fuori, freddo dentro. Dove ti stai bene? In camera. E ti pare che io ho speso tutti questi soldi, ore di viaggio, per stare dentro una stanza? E questo non Ho va, questo non anticipato va. prima che avevamo incontrato questa coppia simpaticissima, lui brianzolo, lei spagnola, e che lei è del partito Mi trasferirei al volo, e lui come te anche Vabbè, no. cioè, se ne viene dalla Brianza, certo che qui si trova in un paradiso, Una ma io che. madrilegna che è finita in Brianza, porella. Ma Ma se, con io che tutto il sto a saluto ai Roma, questo è brianzoli, l'inferno. eh. Ma come l'inferno! Per me sì. Guardate che inferno. Vabbè, amo, la piscina è bella vedersi, ma non ci voglio entrare perché Vabbè, ma il è mare, il gelata. mare lo deve ancora vedere, Lo vero sai che mi che? ha detto Massimo, il brianzolo, che il mare in confronto a questo è ghiaccio sciolto, che ha ancora più freddo. Tu poi mi saprai dire, mi ha detto. Insomma, Quindi, queste le prime impressioni di mia madre sull'isola. Direi se ci sarà incoraggianti, qualcosa di vero? bello, poi ve lo dico. L'opinione più importante, esatto. Com'è vivere a Fuerteventura? A te che ne Bene, pensi? Ti piace? secondo me la mia vita è andare in piscina tutto il giorno quanto mi pare e dopo c'è l'animazione notturna. A settembre però lo sai che la scuola ricomincia comunque, ma questo adesso non è un argomento da Da prendere. quanto tempo? Da quanti mesi? Più di un mese, non ti preoccupare, ancora manca più di un Più di mese. due? No, più di due no. No. Più di uno. Ma perché? Depressione. Sono di 2 mesi. Per adesso vi Scusa, lascio così, invece di sì? pensare a 2 mesi o un mese, sono 30 giorni. Ecco, vedi come si trasforma un punto di vista. Quindi comunque posso dire che Sono Natalì, che è la tanti diretta giorni. interessata, perché qua ce l'ho portata, è ben felice di vivere qua. Meglio questo video che non un super tuffo! Vai. Bravissimo, amore mio, sei una sirenetta, sei. Scherzo.